Ciao amici di Low Pills! Oggi parliamo del cosiddetto diritto all'oblio. Che cosa si intende? Il diritto all'oblio è il diritto ad essere dimenticati. Infatti oggi, con l'avvento di internet, è molto facile reperire su Google dei contenuti che ci riguardano e magari noi non abbiamo interesse a che il resto delle persone conosca questi fatti. Pensiamo ad esempio, in passato possiamo aver subito delle condanne penali o delle condanne a risarcimento del danno oppure dei pignoramenti. E noi oggi non abbiamo nessun interesse a che le altre persone vengano a conoscenza di questi fatti e ancora di più questi fatti potrebbero causarci un danno. Quindi le corti hanno sancito il cosiddetto diritto all'oblio. Noi abbiamo tutto il diritto a richiedere che questi contenuti, nel momento in cui siano lesivi della nostra reputazione o della nostra immagine e non siano notizie di interesse pubblico, abbiamo il diritto a chiedere la deindicizzazione da Google di questi contenuti, così che digitando il nostro nome non appaiano queste notizie che possono esserci sconvenienti. Inoltre questo diritto all'oblio è stato anche introdotto nel cosiddetto GDPR, la normativa sulla privacy, all'articolo 17. Si può compilare un'apposita scheda che poi vi mostreremo e inviarla a Google chiedendo di deindicizzare queste notizie. Low Pills.